Un saluto ai gentili telespettatori da Luca Di Credico. Si alza il sipario sulle semifinali di andata della Coppa Italia d'Eccellenza Femminile 2024-2025. Di fronte ci sono le squadre più in forma del torneo, quelle che hanno dominato i propri gironi. Il Pineto, miglior squadra per reti segnate, 31, nel gruppo A ospita le campionesse in carica della competizione. Il Pescara, che ha vinto la finale dello scorso anno contro il Bellante. E si parte, buon divertimento con la semifinale di andata della Coppa Italia d'Eccellenza Femminile. Agostino lancia in avanti verso Ciocca, che può scattare. Ciocca contro Di Crescenzo. Ciocca ci arriva prima. Di Crescenzo, che occasione! Ancora Ciocca, prende il pallone, può calciare in porta. Ciocca, Ciocca! Ed è il vantaggio del Pescara, tutto sui piedi di Alessia Ciocca. 1-0 contro il Pineto, la sblocca il Pescara. Alessia Ciocca, palla in avanti del Conte, prova a fare sponda per Basilico, ancora Basilico, palla che passa e poi si infila in rete. Il gol del Pescara, che sblocca ancora una volta il parziale dello 0-1 al 2-0. Basilico, palla ancora in mezzo sul secondo palo, ancora Del Conte, la palla è centrale, la parata di Di Crescenzo, seconda volta di fila che Del Conte arriva a questo colpo di testa. Ruisi vede al centro dell'area una compagna, poi Ciocca prova a recuperare, gioco forza del Pescara, adesso qui con Del Conte, traversa! Palla in mezzo a cercare una deviazione, il colpo di testa, la palla che rimane lì per Morriconi! Ed è lei, proprio il capitano del Pineto, riduce lo svantaggio, 2-1, Morriconi! Ritorniamo per questo secondo tempo in diretta su Super J per questo calcio di punizione. Di Michele, va a giro Di Michele, l'errore di Sofia Neri, Di Michele segna il 2-2, da 2-0 e rimonta, il Pineto la recupera. Ora Pineto, però il Pescara riesce a recuperare. Falcone, Falcone verso Ciocca, arriva Ciocca in zona tiro, Ciocca blocca Di Crescenzo e poi spazza via il Pineto, che occasione per il Pescara. Si muovono tutte in mezzo, Ciocca va direttamente a calciare in porta, Ciocca blocca Di Crescenzo, che occasione per il Pescara. Ciocca l'aveva messa all'incrocio dei pali, blocca tutto però il portiere del Pineto. Ciocca affonda il colpo in area, va Ciocca, traversa della numero 9 a 4 minuti dallo scadere della partita, l'occasione per Ciocca. Sul secondo palo del Conte, poi Rossetti ci abbatta il pallone, la prova a piazzare Ferrara, palla distante dalla porta, difesa di Di Crescenzo, e su questa occasione fischia, fine, l'arbitro finisce 2-2.